3, 2, 1. E ciao Angela, ciao Giulio e ciao a tutti gli amici di Radioterapia da Manuela Prosperi. Questo pomeriggio vi sentite fortunati? Vi parlerò del quadrifoglio Portafortuna, dagli Egizi ai Druidi. Quanto vi sentite fortunati? Dunque, la storia del quadrifoglio è molto particolare. Dato che il quadrifoglio è molto raro, si ritiene porti molta fortuna. In realtà ha in sé diverse simbologie. La prima è cristiana, la si deve alla sua forma a croce. Infatti, ai tempi degli Egizi, il quadrifoglio era associato a divinità femminili, come Iside, ed era legato a simboli di fedeltà e di felicità. I druidi, i celti, credevano che il quadrifoglio allontanasse gli spiriti maligni, ovviamente essendo cose di magia. Inoltre era un simbolo del cerchio magico della terra e rappresentava i quattro elementi. In natura, il quadrifoglio nasce come mutazione del bocciolo del trifoglio e può assumere anche lo sviluppo di più di quattro lobi, anche cinque, sei. Regalare una piantina di quadrifoglio è sempre di buon auspicio, ma questa potrebbe essere confusa con un'altra pianta più comune, sua gemella, la Oxalis tetrafilla. Se invece volete andarne in cerca di uno spontaneo, recatevi in perlustrazione in montagna tra i trifogli, tornate più spesso nella stessa zona, magari recitando qualche antica parolina magica segreta. Forse si faranno trovare da voi una curiosità. Un quadrifoglio nasce ogni 10.000 trifogli. La fortuna è davvero rara e quindi buona fortuna a tutti!